Nessun altro accorpamento di scuole nella provincia teramana e niente tagli per l'anno scolastico 2024-2025. E questa è la presa di posizione ribadita dal presidente Camillo D'Angelo durante l'incontro provinciale per discutere sul dimensionamento scolastico, alla quale hanno preso parte la provincia, i sindaci e i rappresentanti dell'ufficio scolastico provinciale. Sono mesi che combattiamo per ridare diritto alla provincia teramana rispetto alle altre tre province. Purtroppo negli altri anni, come è successo in altri ambiti, posso citare Camera di Commercio, Collegio Elettorale, ma tantissime altre casistiche, la provincia di Teramo ha subito tagli in maniera sproporzionata rispetto alle altre tre province. Noi ci siamo battuti affinché questo non possa accadere. Tant'è che abbiamo iniziato a sensibilizzare sia i dirigenti scolastici che i sindaci e ieri, dopo un ampio dibattito, la proposta della provincia, cioè di non tagliare dirigenze dalla provincia di Teramo, ha avuto la sua approvazione. Fermo restando il taglio delle reggenze per il 2024, che vedrà la reggenza oggi di Castelli accorpata con l'Einstein. Quindi avremo, se la regione non vorrà sconvolgere, quindi dovrà subire quella che è poi il giudizio dei sindaci con un'eventuale responsabilità politica, avremo zero tagli per il 2024 nelle dirigenze della provincia di Teramo. Quindi ora l'ultima parola spetta alla regione che ha manifestato la volontà, criticata aspramente dal presidente della provincia Camillo D'Angelo, non solo, di accorpare il GRUE con l'istituto comprensivo Isola Colledara e quello di Torricella con Campli e Teramo 1. Ma nel frattempo prosegue l'iter per il rilancio della scuola di Castelli. Sì, su Castelli abbiamo due grandi progetti, quella di ricostruzione dell'edificio e quello di oramai riconoscimento, sono solo tre in Italia, di scuola rara.